La partenza di gara 1 dell'International GT Open da Silverstone è l'unico momento entusiasmante della prima parte di gara, con Altoe che mantiene la leadership nei confronti di Norbert Siedler, subito fuori la McLaren di Marcelo Hahn che colpisce le barriere, un contatto multiplo, poi mette fuori dai giochi anche la vettura di Naji Razak, arrivata al contatto con la Aston Martin di Oliver Wilkinson e la Lambo di casa Vincenzo Sospiri. Si apre dopo poco la pit lane con Altoe e Costa che entrano subito ai box, leader di campionato. Decidono invece di prolungare la presenza in pista Grenier e Siedler con la vettura gemella. Questa è la seconda interruzione della corsa, arrivata con l'uscita di Davide Roda, l'arrivo in recupero da parte di Fabrizio Crestani sulle due McLaren che hanno progressivamente perso terreno nella seconda parte di gara. Animata la battaglia nella classe Pro-Am con Tom Holmes-Lonkol e Matt Griffin impegnati in fase di recupero, fino a quando la Ferrari non ha dovuto alzare bandiera bianca, bandiera invece che sventola a scacchi davanti ad Albert Costa e Giacomino Altoe, che conquistano la vittoria con Grenier e Siedler sul secondo gradino del podio, Crestani e Ramos in terza posizione.